Buonasera a tutti, sono Shara Diez e sono lieta di darvi il benvenuto a questo nuovo webinar organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Questa sera siamo in compagnia del dottor Dario De Gennaro che ci parlerà di quelle che sono le caratteristiche e le specificità del lavoro clinico con persone LGBT, ci parlerà quindi di omosessualità e di quelle che sono alcune problematiche che lo psicologo incontra appunto o può incontrare nel lavoro con persone non eterosessuali. E poi siamo in compagnia della dottoressa Chiara Ratto, che è una consigliera OPL, di cui appunto ci porterà i saluti e a cui passerò in realtà la parola tra pochissimo. Prima però vi chiedo di darmi un feedback, magari sull'audio e sul video, nel senso che vi chiedo appunto se ci sentite, ci vedete. Così mi accerto del fatto che le cose procedano sufficientemente bene. E vi ricordo che potrete comunicare con noi attraverso la sezione domande che trovate nel pannello di gestione del programma. E poi sembra che ci sentano, ok? Grazie per il feedback. E poi vi ricordo, ecco, che le slide che il dottor De Gennaro ha preparato per questa serata, in realtà, vi verranno inviate nei prossimi giorni, appena possibile, insieme anche a un attestato di partecipazione al webinar, per cui dovessero verificarsi dei problemi tecnici che ogni tanto si verificano, per cui diventa difficile visualizzare le slide, si blocca qualcosa, non vi preoccupate perché appunto non è materiale che andrà perduto, ma vi verrà condiviso con voi. Ok, detto questo, passerei appunto la parola a Chiara Ratto per poi entrare nel vivo della serata e presentarvi meglio il dottor De Gennaro. Quindi Chiara, ti lascio la parola. Grazie, grazie mille. Buonasera a tutti. Sono Chiara Ratto, sono consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia e anch'io come Shara Diez vi do il benvenuto a questo che è il secondo appuntamento del progetto Webinar. Il progetto Webinar è un progetto che esiste da diversi anni, un progetto dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, che ha come obiettivo quello di fornire delle informazioni che possano essere utili ai colleghi proprio a livello di migliorare le loro competenze professionali, per cui vengono scelti alcuni ambiti di applicazione della psicologia o sovente altri temi che riguardano queste serate possono essere la discussione di casi clinici secondo vari orientamenti e approcci terapeutici. Il progetto Webinar si inserisce all'interno di un grande contenitore che è OPL Academy, che è nato proprio in questa consiliatura, questo grande contenitore di cui io sono coordinatrice, che diciamo comprende oltre a webinar altre iniziative di formazione nei confronti degli iscritti. Quindi abbiamo i corsi ECM che solitamente venivano realizzati in presenza, ma data la situazione, data la condizione in cui tutti versiamo, abbiamo previsto oltre ai corsi ECM che già sono gratuiti in presenze residenziali presso la Casa della Psicologia, che dovrebbe Chiara, partire prima dell'estate. Naturalmente. Sì, non mi no, sentivate? scusa, ti interrompevo perché si era momentaneamente bloccato l'audio e il video e quindi, ok, va bene, scusami, non volevo interromperti, ma accertarmi del fatto che la connessione reggesse. Allora, oltre appunto sia ai corsi ECM residenziali che la formazione FAD, vi danno diritto all'acquisizione dei crediti gratuitamente, per cui insomma questo è un servizio che vogliamo fare per gli iscritti proprio a livello di formazione, non solo per l'aggiornamento professionale, ma anche per poi potervi fornire dei crediti che sapete che da quest'anno dovete accumulare per appunto aderire al programma ECM. Oltre, abbiamo detto, quindi webinar, corsi ECM, un altro tipo di formazione che OPL fornisce, quella che avviene attraverso gli ebook, che sono dei
dei libri in formato digitale che si possono scaricare al computer e che possono, invito a guardare il sito di UPL, ce ne sono già diversi e quest'anno e i prossimi anni proseguiremo sempre su questa linea fornendo altri ebook che possono essere di utilità per la professione, per il lavoro dello psicologo in alcuni contesti particolari. Noi ci siamo fino ad oggi concentrati molto, ad esempio, sul lavoro dello psicologo all'estero, che sarà anche un tema di uno dei prossimi webinar che realizzeremo prossimamente. L'ultimo, infine, è il corso di formazione che proporremo a breve agli iscritti, sia in forma online che in forma residenziale, il corso di perfezionamento della lingua inglese, che non è un corso base dove si apprende la lingua, ma è un corso che ha l'obiettivo di fornire delle nozioni che possano essere utili per l'utilizzo dell'inglese in contesti di tipo psicologico, quindi per migliorare la nostra conoscenza della lingua applicata al nostro ambito di lavoro. Stiamo cercando di lavorare al meglio in queste condizioni, la Casa della Psicologia, come sapete, è ancora momentaneamente chiusa e non possiamo ancora fare degli eventi, perché però so che a breve partiranno degli eventi online proprio che avrebbero dovuto essere realizzati in presenza, ma saranno eventi della Casa della Psicologia che in un primo momento partiranno online proprio perché non è possibile fruire della formazione di queste serate in presenza. Vi invito sempre comunque a mantenervi aggiornati attraverso la newsletter di OPL, attraverso il sito, sulle nostre varie iniziative. Io vi ho parlato delle iniziative di tipo formativo perché sono quelle di cui mi occupo e sono quelle che coordino. Poi, come sapete, ci sono tantissime iniziative che continuiamo a realizzare sempre online anche a livello culturale, per cui le serate di presentazione, ad esempio. E poi speriamo che comunque siamo riuscito in questo periodo a mantenere sempre contatti con voi, fornendovi degli aggiornamenti che vi possano essere utili anche nel contesto in cui oggi ci troviamo a lavorare, con tutte le misure di sicurezza e di prevenzione che sono necessarie. Io non rubo altro tempo, vi do comunque il benvenuto a tutti e vi auguro una buona serata di formazione con il dottor De Gennaro. Ciara Dietz poi vi darà quelli che potranno essere sempre per questo tipo di progetto i prossimi appuntamenti, e un arrivederci a tutti e a presto. Grazie. Grazie mille. Ciao Chiara, grazie mille. Dunque, allora io anch'io non voglio rubare altro tempo, quindi vi presento meglio il dottor Dario De Gennaro, che è psicologo e psicoterapeuta specializzato in psicoterapia cognitiva e formato per il trattamento MDR. Esercita l'attività di psicoterapeuta prevalentemente con adolescenti e con adulti, è psicologo scolastico, professore a contratto presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, dove insegna il corso di prevenzione del burnout nelle professioni sanitarie, ed è impegnato nella prevenzione del disagio legato appunto alle tematiche dell'omosessualità e dell'identità di genere, tematiche che stasera appunto approfondirà insieme a noi. Sono tematiche queste sicuramente molto complesse, molto vaste, molto ampie, che hanno implicazioni profonde di vario ordine e che sono più che mai attuali, mi viene da dire. Proprio ieri, peraltro, c'è stata la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, per cui ci sembrava, ecco, utile e importante dedicare a queste tematiche uno spazio questa sera. Per cui adesso io passerei appunto il testimone al dottor De Gennaro, e augurandovi un buon ascolto e ricordandovi che alla fine, ecco, dell'intervento del dottor De Gennaro ci ritagliamo uno spazio per approfondire eventuali vostre curiosità e rispondere alle domande. Ok? Quindi Dario, a te. Ti ringrazio molto Sara, grazie anche all'Ordine degli Psicologi per questa possibilità, per aver organizzato questo webinar. Benvenuti. Oggi parleremo delle caratteristiche e della specificità del lavoro clinico con le persone LGBT. Genere, sessualità e relazioni hanno tutti un alto livello di importanza nella cultura dei nostri giorni. Generalmente ci viene chiesto di identificarci sulla base del nostro genere,
orientamento sessuale e stato relazionale. Che cosa accade però quando le cose non vanno come vanno di norma, come si ritiene debbano andare di norma? Queste sono probabilmente di grande significato nella vita dei nostri pazienti. Se penso alla mia esperienza personale, la maggior parte delle volte il disagio poi è riportato all'interno delle relazioni e delle non relazioni che portano poi all'interno della psicoterapia. È importante avere però una buona conoscenza a livello professionale della diversità e delle forme che possono assumere. Perché c'è bisogno di trattamenti speciali per le persone LGBT? Non sono le persone LGBT persone come tutte le altre. Beh, sì, lo sono, però forse a volte l'omosessualità porta ad alcune esperienze che effettivamente sono diverse. Se pensate che ancora oggi in alcuni ambiti è considerata comunque un'anomalia da correggere. Se non ricordo, qualche tempo fa c'era stata un programma delle Iene in cui si parlava di come ci fosse una comunità che praticava ancora le teorie riparative. Quindi ancora oggi l'omosessualità in alcuni ambiti è considerata un'anomalia da proteggere. Possiamo avere qualche volta anche noi un approccio esplicitamente patologizzante o inconsapevolmente influenzato dai nostri pregiudizi. Vi faccio un esempio: tante volte possiamo dare per scontato l'eterosessualità del paziente. Si chiede a una fidanzata o un fidanzato, dando per scontato che a un ragazzo si chieda a una fidanzata, un po' come facevano quando eravamo ragazzi: ma allora la fidanzata ce l'hai, non ce l'hai? E tu pensi, no, non ancora, quando magari in realtà sai che non ce l'avrai mai. E qual è il problema in questi casi? Il problema è che se diamo per scontato l'eterosessualità del paziente, dell'utente, possiamo compromettere una buona alleanza terapeutica. Se la persona ha già delle difficoltà a fare coming out, a parlare con qualcuno di ciò che turba la persona, sapere che noi diamo per scontato certe cose non aiuta certo a lasciarsi andare e a fidarsi di noi. Quindi è importante considerare quali siano i nostri pregiudizi. Ecco perché molte volte è necessario una preparazione specifica, quantomeno su se stessi e poi, come vedremo, anche su alcune dinamiche o su alcune caratteristiche che vanno conosciute, insomma. Qual è l'obiettivo di questa sera? Ovviamente l'obiettivo non sarà quello di darvi ogni tipo di conoscenza sulla psicoterapia con persone LGBT. Quantomeno è quello di colmare, almeno in parte, alcune lacune professionali che secondo me sono abbastanza importanti. Credo che sia importante stimolare il confronto tra di voi, tra noi colleghi, stimolare la curiosità. Quindi io alla fine di questo webinar non mi aspetto che voi sappiate ogni cosa, so che ricorderete probabilmente un quarto di quello che vi dirò, ma spero che quantomeno sarete curiosi di andare a vedere delle cose, di informarvi, poi vi farò vedere anche un paio di librettini che vi ho preparato, sono molto interessanti, però non conoscono in molti. E l'altro aspetto essenziale, che è proprio quello di stimolare il lavoro su di sé, proprio per non incorrere in quella possibilità di non arrivare a una buona alleanza terapeutica. Qual è il pericolo che si può creare quando lo psicologo è soggetto a pregiudizi anti-omosessuali o, per non arrivare fino a questo, quando c'è una scarsa informazione? Si può fornire un intervento di qualità inferiore, oppure si può minimizzare o esagerare l'importanza dell'orientamento sessuale. Ma ho avuto un'attrazione per un ragazzo, ma no, non sarà nulla, vedrai che è una fase. Ok, questo è un esempio. Lo psicologo non informato con dei pregiudizi può cambiare argomento quando si accenna a tematiche LGBT. Per questo è fondamentale capire com'è stata la mia adolescenza, com'è la mia sessualità e che rapporto ho con la mia omosessualità eventualmente.
può ostacolare il paziente nel fare nuove esperienze. Per esempio, posso considerare la vita sessuale degli omosessuali un po' promiscua, e quindi avere in mente che forse non è il caso che si facciano troppe esperienze, o comunque in qualche modo mostrare il mio dissenso rispetto a questa cosa, e quindi ostacolare le normali esperienze che una persona deve fare. Posso rassicurare il paziente sul fatto che non sia omosessuale in maniera arbitraria. In realtà, quando arriva una persona, io non lo so. E il nostro compito non è quello di stabilire o rassicurare sul fatto che possa essere o non essere omosessuale, ma seguirlo sempre un passo indietro e aiutarlo a chiarirsi, ad avere più chiarezza rispetto a come funziona. Quello che dicevamo prima, uno psicologo scarsamente informato o con dei pregiudizi può suggerire che si tratti solo di una fase. E questa è una delle cose che succede spesso. Mi è capitato di inviare i genitori di una persona che seguivo a un collega, e tentando di rassicurare questi genitori, ha detto che potrebbe essere anche solo una fase. In questo caso, poi, qual è il problema che si può creare, per esempio? Sì, si rassicura al momento, il problema è che però i genitori poi continuano a chiedere: ma perché non provi con una ragazza? Ma sei sicuro? E quindi crea un po' degli attriti nella relazione fra il ragazzo e i genitori, o la ragazza e i genitori, eccetera. Uno psicologo scarsamente informato può anche rinforzare l'omofobia interiorizzata della persona che ha di fronte, e può più o meno consapevolmente tentare di modificarne l'orientamento sessuale. Abbiamo visto tante volte che tutte le terapie che sono rivolte a modificare l'orientamento sessuale sono assolutamente dannose. L'Ordine degli Psicologi si è espresso sul tema, non si modifica nulla. Al massimo posso modificare il comportamento sessuale entro certi limiti, ma non l'orientamento sessuale. Posso scegliere di non vivere la mia vita, ma non posso decidere che cosa desidero e cosa sento. Parliamo anche di minority stress e di omofobia interiorizzata. Questo proprio perché dicevamo che le persone LGBT seguono un percorso di sviluppo caratterizzato da alcune diversità, per esempio da uno stress continuativo, pensare di essere sbagliati per un pezzo della propria vita è uno stress che ci si porta dietro e che le persone eterosessuali non sentono. Probabilmente ne sentiranno altri, ma come tutte le persone. Lo stress è dato da vari aspetti, dal sentirsi sbagliati, dal sentire che c'è qualcosa di diverso e che non si sa spiegare, dal dover nascondere, dal sentire che alcune cose non si possono esprimere perché forse non sono gradite. Immaginate le battute che si fanno in famiglia, con gli amici, eccetera. Quindi spesso il percorso di sviluppo delle persone LGBT può essere caratterizzato anche da ambienti ostili o indifferenti, o addirittura da stigmatizzazione. E questo ha a che fare decisamente con un disturbo post-traumatico da stress, non tanto perché si tratti di un episodio puntuale e traumatico, ma perché si tratta di un episodio continuo che dura parecchio tempo e che porta a uno stress costante nel tempo, e a introiettare poi alcune convinzioni negative rispetto proprio alla propria omosessualità. Che cos'è l'omofobia interiorizzata? L'omofobia interiorizzata è l'insieme dei sentimenti, degli atteggiamenti negativi che una persona può provare nei confronti della propria omosessualità. Nelle persone non eterosessuali, le caratteristiche associate all'omofobia interiorizzata sono rappresentate da scarsa accettazione e stima di sé, fino a raggiungere la forma dell'odio di sé o dell'autodisprezzo. Un esempio in cui si può manifestare, per esempio,
il disprezzo rispetto ad alcune aggregazioni della comunità LGBT. Non vado nei locali gay, è molto sottile, ma è un cliente terrorizzato. Si possono aggiungere anche sentimenti di incertezza, di inferiorità, vergogna, incapacità anche di comunicare agli altri il proprio orientamento e la convinzione di essere rifiutati, l'identificazione con gli stereotipi denigratori. Questo proprio a causa di alcune esperienze negative che vengono fatte, a volte anche in maniera, come dire, ascoltiamo dei discorsi a casa che vengono fatti non con l'intenzione di fare male, ma perché sono un po' un cliché a volte. Peccato che se però quei discorsi riguardano noi, riguardano una persona omosessuale, per esempio, viene introiettata quell'idea che possa essere qualcosa di sbagliato e degno di essere rifiutato. Trovate una guida molto utile, che è quella di Lingiardi, che parla proprio di questa tematica. O eventualmente c'è un altro libro molto interessante, poi vi scriverò un po' di bibliografia, che è Psicoterapia e Omosessualità. Poi ce ne sono altri, ma vi dirò eventualmente dopo o ve li segno. Qual è poi l'idea del senso comune? Vi assicuro che non è solo delle persone comuni, a volte di medici. Uno dei miei pazienti ha entrambi i genitori medici, che hanno mandato il figlio da uno psicologo, da uno psichiatra, quando ha detto loro di essere omosessuale, considerandolo qualcosa di sbagliato, di vergognoso, eccetera. Quindi il senso comune non è solo delle persone che non sono nell'ambito medico, ecco. Noi abbiamo in mente che ci siano gay, lesbiche e eterosessuali, dove gay è un uomo attratto da un uomo, lesbica una donna attratta da una donna, eterosessuale uomo attratto da una donna e viceversa. In realtà, noi sappiamo che la realtà è molto più complessa e a questo punto facciamo un po' di chiarezza. E arriviamo a parlare di identità di genere e orientamento sessuale. Dicevamo, è diverso parlare di identità di genere o orientamento sessuale o ancora ruolo di genere. Non sono le persone comuni, ma anche psicologi, psicoterapeuti o medici fanno molta confusione. L'identità di genere. Quindi vi chiederei di fermarmi se avete delle domande, ma magari le facciamo alla fine, voi segnatele e dopo le vediamo insieme. Il Sì, genere. scusa Dario, ti interrompo solo un attimo, scusami un secondo, perché effettivamente più di un partecipante ci dice che verso il finale della frase si perdono le parole. Quindi non so se vuoi provare ad aumentare il volume del microfono, perché dicono che appunto alcune parti del discorso non si sentono, soprattutto sul finire. Allora, proviamo un secondo a come si alza il microfono. Prova a mettere gli auricolari, poi mi dici se si sente Ok. meglio. Allora, se Cioè, parlo così mi senti meglio? Mi senti io meglio così? Ok, sì, ti sento un filo meglio effettivamente anch'io. va bene, Ok. allora usiamo le cuffie così è un po' più facile eventualmente. Ok, aspetta, no, F5 no, ma riprendi presentazione. Vediamo. Ok. Ok, eccoci qua. Quindi dicevamo, l'identità di genere è il genere in cui una persona si identifica e sente di appartenere, uomo o donna, quindi il sesso biologico. Un discorso a parte sono gli intersex, dove ci sono dei cromosomi, di entrambi i sessi. Ovviamente, rispetto, se parliamo di persone transessuali, il problema è fatto che molto spesso nasciamo con un sesso biologico differente da quello che sentiamo nostro, ok? E in questo caso il problema non è tanto questo, ma tante volte, come la società
vede questa cosa, perché poi alcune persone, se riescono a seguire quello che sentono, stanno decisamente meglio. Il ruolo di genere. Il ruolo di genere è invece l'espressione esteriore, l'insieme delle norme e delle credenze che socialmente e culturalmente vengono associate al maschile e al femminile. Qualche tempo fa c'era mia figlia che mi dice: "Ma papi, come mai in una classe dove siamo quasi tutte ragazze, tutte bambine, e ci sono solo due bambini, ci dicono bambini?" Allora ho spiegato loro, in una cultura dove c'è un po' il genere femminile considerato un po', insomma, gli ho fatto tutta la storia del genere femminile, degli stereotipi, eccetera. L'idea è poi molte volte mi chiedono: "No, ma papi, posso mettere una maglietta blu?" Allora spiego. L'ultima volta che io ho parlato un po' dei colori, mi dico: "Sì, papi, lo so, non ci sono colori da maschi e colori da femmine." Insomma, ormai loro sono abituate, però è un po' quello che dovremmo avere in mente, almeno ideologicamente. Comunque no, mi sono perso un attimo, torniamo a noi. Quindi, il ruolo di genere è l'espressione esteriore, che dipende molto dalla cultura, dove alle femmine, per esempio, è permesso di fare danza, e ai maschi calcio, ok. E ogni contesto socioculturale riconosce dei comportamenti, degli stereotipi e delle attitudini come propri di un altro genere. E quando usciamo da questi stereotipi, allora molto spesso inizia il disagio. Se sono una donna e ho delle passioni maschili, se mi piace il calcio, allora posso essere presa in giro, posso essere utilizzata, poi magari non ho, e questo non c'entra con l'orientamento sessuale, ma con il ruolo di genere. Ok, andiamo avanti. L'orientamento sessuale. L'orientamento sessuale indica l'attrazione emozionale, romantica e o sessuale di una persona verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o entrambi. Non riguarda però con chi ho rapporti sessuali, questo è solo il comportamento, ma riguarda anche l'attrazione sessuale, le fantasie sessuali, la preferenza affettiva, oltre che la definizione di sé. Provate a immaginare, no? Con chi faccio sesso? Questo è il comportamento sessuale. E immaginate un continuum, uomo, donna, poi la realtà anche lì è molto complessa, e immaginatelo in una linea. Poi mi chiedo, per chi ho attrazione sessuale? Questo è un altro tipo di domanda, quindi potrei posizionarmi anche in un punto diverso di questo continuum. E ancora, con chi ho fantasie sessuali? O di chi mi innamoro, per esempio, la preferenza affettiva? E poi in tutto questo come mi definisco? Eterosessuale, omosessuale, bisessuale, eccetera. Quindi la realtà è fatta di molte variabili, ok? Non c'è solo il comportamento sessuale. Parliamo di omosessualità. L'omosessualità è una variante naturale del comportamento umano. Questo è da avere bene in mente, che comporta l'attrazione sentimentale e o sessuale verso individui dello stesso sesso. Però poi mi chiedo: se faccio sesso con una persona del mio stesso sesso per divertirmi, sono omosessuale? Beh, non è detto, ok? E qui torniamo anche a come mi definisco, all'idea di sé, per esempio. E se faccio sesso per curiosità? Anche lì no, non sono omosessuale se faccio sesso solo per curiosità con una persona del mio stesso sesso. Ok? Potrei esserlo oppure no. E se sono attratto soltanto sessualmente, ma non potrei mai innamorarmi, non è detto che sia omosessuale. Però qui dovete fare comunque attenzione, perché molto spesso ci arrivano in consulto persone che ci dicono: "Ma io sono molto attratto sessualmente, ma non credo che potrei innamorarmi." Qui in alcuni casi, molte volte, c'è una negazione di una parte di sé, una non accettazione della propria omosessualità, per cui viene vista come più tollerabile una relazione con una persona del sesso opposto, mentre un'attrazione sessuale con una persona dello stesso sesso è più tollerabile, però una relazione addirittura no, un matrimonio, non esageriamo, ok?
Quindi valutate sempre se dietro qualcosa del genere, cioè se dietro a un'attrazione soltanto sessuale non ci sia in realtà una non accettazione della propria omosessualità. E se dovessi sentirmi attratto soltanto a livello di testa, non è detto che sia omosessuale, ok? Quindi valutate sempre se ci può essere questa difficoltà ad accettare la propria omosessualità, ma non date per scontato che sia così, ok? Parlando proprio di complessità, gli studi di Kinsey sull'orientamento sessuale, però in questo caso c'era un po' una critica nel senso che indagavano solo il comportamento sessuale dell'uomo e della donna, indicavano un continuum tra eterosessualità esclusiva, punto 0, e omosessualità esclusiva, punto 6. La bisessualità si pone tra il livello 1 e il livello 5 della scala. Qua vi chiederei, se riuscite magari anche a inviarli adesso, o anche a segnarveli, poi magari ne parliamo dopo tra le domande. Quali sono secondo voi i pregiudizi che ci sono rispetto a gay, lesbiche, bisessuali, asessuali e BDSM? Provate a pensarci, ok? Poi li scrivete e dopo ne parliamo insieme. Che cos'è la bisessualità? Intanto esiste la bisessualità. La bisessualità è l'attrazione sessuale e o affettiva verso entrambi i sessi. Tuttavia, non solo questa definisce l'identità bisessuale, la percezione di sé in tal senso. Alcuni possono intraprendere relazioni sia con donne che con uomini senza tuttavia definirsi bisessuali, ok? E lì ritorna la percezione di sé. Altri possono considerarsi bisessuali pur presentandosi come eterosessuali o omosessuali. In questo caso, probabilmente, presentandosi come bisessuali può essere un po', rendere un po' più accettabile l'essere omosessuale, oppure semplicemente si può essere bisessuali, ma ci può essere una tendenza maggiore verso l'omosessualità. Ora vi farò vedere anche un altro pezzo in cui questa parte viene spiegata bene. Quello che voglio dirvi è di distinguere bene tra comportamenti bisessuali e una definizione di sé come bisessuale. Ok? Quali possono essere i pregiudizi rispetto alla bisessualità? Questi li ho sentiti molto, anzi, in realtà me l'hanno chiesto anche molti amici alle cene, dove appena sanno che sei psicologo iniziano a riempirti di domande, dici no, ti prego, ho appena finito di lavorare. E quindi te lo chiedo: ma i bisessuali non esistono? I bisessuali esistono, ok? Fatevene una ragione. Sono spesso un altro pregiudizio è che siano spesso coinvolti contemporaneamente in relazioni sia con uomini che con donne. No, perché se mi fidanzo con uno bisessuale, sicuramente vorrà fare sesso, in questo caso con un'altra donna o con un altro uomo. Ma no, non è così. In realtà questa cosa succede anche con gli eterosessuali e anche con gli omosessuali, ok? La bisessualità è una fase di passaggio, anche questo è un pregiudizio. Poi dopo sotto lo vedete. O i bisessuali sono gay repressi, ok? Alcune persone gay e lesbiche hanno vissuto la bisessualità come fase di passaggio effettivamente, per poi definirsi lesbiche, gay, eccetera. Questo probabilmente perché all'inizio può essere più tollerabile. Alcuni miei pazienti, poi paziente, mi fa fatica dire pazienti qualche volta che non so, qualche volta dovrebbero venire i loro genitori in terapia. Credo che loro starebbero molto bene se venissero i loro genitori. Quindi a volte mi fa fatica utilizzare quella parola. Chiamiamoli utenti. Vengono in terapia e mi dicono: no, ho detto ai miei genitori di essere bisessuale, boh, perché non avevo il coraggio di dire che ero gay. Oppure sì, ho detto che ero gay, e poi ho detto: ma no, ma sei sicuro? Allora ho detto: no, vabbè, ma mi piacciono entrambi. Ok, quindi magari già fanno fatica, poi c'è una difficoltà all'interno del contesto familiare, allora la bisessualità può essere una fase di passaggio.
Oppure, in alternativa, può essere, io posso avere una definizione di me come gay, lesbica, e successivamente arrivare verso la bisessualità. Un esempio pratico, una ragazza che ho seguito a scuola per un paio d'anni, assolutamente lesbica, a un certo punto mi dice, io però mi sono innamorata di un ragazzo. Che fantastico, e qual è il problema? Devo fare un secondo coming out, che palle, non ne avevo voglia. E quindi l'ho aiutata a fare un secondo coming out come bisessuale con i suoi, però su quello sono stati tranquilli, ormai erano abituati ad altro. E dicevamo prima quindi che fare sesso con qualcuno non ti rende automaticamente gay, lesbica, bisessuale o eterosessuale. Ok, dicevamo prima della bisessualità, tra eterosessuale e omosessuale, forse qui lo vedete molto meglio, io posso definirmi eterosessuale e raramente omosessuale, oppure frequentemente omosessuale o stare nel mezzo, oppure più frequentemente eterosessuale o raramente eterosessuale o decisamente omosessuale, esclusivamente omosessuale. Ok. Questo per spiegarvi proprio il continuum tra omosessualità ed eterosessualità. Da ricordare, non necessariamente ci si rivolge allo psicologo, allo psicoterapeuta a causa della propria bisessualità, omosessualità, eccetera. Quindi quando ci arriva qualcuno, a me arrivano molte persone LGBT, non posso dare per scontato che questo sia il problema principale. A volte sì, cioè è da considerare, perché comunque abbiamo detto che fanno un percorso un po', se vogliamo, più difficoltoso, ok? Decisamente più difficoltoso. Vi faccio un esempio di quanto può essere difficoltoso. Immaginate una persona eterosessuale che viene bullizzata a scuola, va a casa da mamma e papà, quando ha un buon rapporto, dice: ma mi hanno detto questo, mi hanno detto ciccione, mi hanno detto brutto, mi hanno detto basso. Immaginate invece una persona gay che viene bullizzata a scuola, se va a casa dai genitori e dice: mamma, mi hanno detto gay, vuol dire fare coming out. E probabilmente a 11 anni, a 12 anni, non è pronta a fare coming out. Okay? Quindi il percorso di sviluppo è decisamente diverso. E quindi questo è un aspetto da considerare, ma non necessariamente vengono in terapia da noi. Potrebbe avere semplicemente una storia depressiva, o potrebbero avere delle difficoltà relazionali, o potrebbero avere una difficoltà sociale, eccetera. La bisessualità può essere percepita come confusiva qualche volta, quindi parlando sempre di bisessualità, e indurre al desiderio di un'identità più polarizzata in senso omo o in senso etero. Perché? Provate a immaginare quanto possa essere complesso avere dei desideri differenti da quelli che possono essere considerati la norma. E quindi io ho attrazione solo verso gli uomini, caspita, questo è difficile, ok? Immaginate che io ho attrazione verso gli uomini, ma mi eccitano anche le donne, e diventa un casino, perché può crearmi confusione questa cosa. E quindi può essere legittimo immaginare magari la necessità che una persona possa avere di polarizzarsi verso un aspetto piuttosto che un altro. Ok? Il compito dello psicologo non è in questo caso prendere una posizione, ma aiutare la persona a integrare i conflitti e i desideri della persona in modo che ci sia un'identità integrata e unica, in modo che possa accettare eventualmente la propria bisessualità. Ok? Proprio perché non spetta allo psicologo decidere quale cambiamento perseguire, ma ha il compito di guidare la persona nella ricerca del proprio orientamento sessuale. Anche le persone etero o non etero possono desiderare di rivolgersi sessualmente all'esterno della coppia. Okay, questo per esempio parlando proprio della bisessualità, quando parlavamo dei pregiudizi, no? Una persona bisessuale necessariamente va a cercarsi qualcun altro. In realtà no, non è così. Questa è una cosa che riguarda tutti. A un certo punto, a volte all'interno della coppia qualcuno potrebbe
desiderare una relazione extraconiugale al di là che possa essere eterosessuale, bisessuale o omosessuale. È importante indagare il ruolo giocato dalla bisessualità in questi conflitti. Può capitare che si consideri più accettabile, questo lo dicevamo prima, la propria bisessualità piuttosto che definirsi omosessuale, ma questa è solo un'eventualità. Quindi non devo avere pregiudizi, la bisessualità esiste, ma non devo decidere che la persona che ho davanti è bisessuale oppure no. Okay? Può essere una fase di passaggio, ma può non essere una fase di passaggio. Questo va ricordato attentamente. E poi abbiamo la sessualità. Chissà cos'è la sessualità, non se ne sente mai parlare, spesso ci sentiamo dire o addirittura diciamo no, però l'attrazione sessuale è fondamentale, non si può vivere senza sesso, ma strano che tu non senta attrazione sessuale per nessuno. Okay. La sessualità esiste, ci sono le comunità di asessuali ed è l'assenza di attrazione sessuale. E anche qui bisogna fare attenzione a distinguere tra l'attrazione sessuale e l'attrazione sentimentale. Io posso non avere attrazione sessuale, ma avere un'attrazione sentimentale per una persona e considerarmi comunque asessuale. Okay? Sono cose, due cose differenti. Oppure, per esempio, io posso avere un'attrazione sentimentale, non sentire l'attrazione sessuale e a volte fare sesso con quella persona, ma considerarmi idea di sé asessuale, semplicemente potrei fare sesso con l'altra persona per far piacere all'altra persona, ma non sentirmi attratto sessualmente, non sentire l'attrazione sessuale. Okay? Le persone asessuali non soffrono della mancanza del desiderio sessuale, ma della difficoltà sociale ad essere accettate. La sessualità è vista come un aspetto fondamentale dell'essere umano, proprio quello che dicevamo prima. C'è differenza fra, anche questo da ricordare, fra asessualità e castità. Gli asessuali non sentono il desiderio sessuale. Le persone che entrano in castità sentono il desiderio sessuale, ma decidono di non procedere in tal senso. Qualche buona pratica. È importante, vi do qualche indicazione. Giusto? Aspetta, prima facciamo un po' un riassunto. Abbiamo parlato di perché è importante fare un piccolo webinar sulla psicoterapia con persone LGBT, sulla consulenza con persone LGBT, perché hanno una realtà, hanno un passato più complesso, dove devono affrontare un'idea di sé differente, dove devono capire come posizionarsi nel mondo, con gli altri, chi sono sostanzialmente. Abbiamo dato molte definizioni, gay, lesbiche, bisessuali, asessuali, eccetera. Ricordiamoci sempre però che si tratta di etichette e quello che noi possiamo fare all'interno del percorso di psicoterapia o di consulenza è proprio quello di evitare quelle etichette, fermarci e lasciare che sia l'utente, che sia l'altro, a darci un'idea di sé che sia libera proprio da queste etichette, al di là che possa essere gay, etero, eccetera. Tanto se ha bisogno di questa etichetta ce lo dirà, ok? Molto spesso ne hanno bisogno, molte altre volte no, proprio perché se non dai un'etichetta riesci a tirar fuori tutta quella complessità e a integrarla. Abbiamo parlato di come ci possano essere degli stereotipi, dei pregiudizi che non sono solo nel senso comune, ma sono anche nostri, dei psicologi, dei professionisti. E spero che il webinar di questa sera, se non risolva tutti i pregiudizi, ma sicuramente no, quantomeno vi spinga a indagarli, a pensarci e ad approfondirli. E quindi spesso dobbiamo favorire un'esperienza, ora parliamo delle buone pratiche, è utile favorire un'esperienza di sé autentica e integrata. Spesso ci capitano pazienti, tra virgolette, proprio perché non mi piace, confusi rispetto al proprio orientamento sessuale. Sono gay? E non spetta a noi decidere se la persona che abbiamo davanti è gay oppure no.
ma dobbiamo mettere a disposizione un setting che sia accogliente e non giudicante, che sia diverso dai contesti eteronormati ed eterosessisti. Spesso le persone che arrivano si trovano, arrivano da ambienti in cui è scontato che tu sia eterosessuale. Dicevamo prima, hai la fidanzata, basta nonno, quante volte me lo chiedi? Quello che noi dobbiamo fare è non dare per scontato questa cosa. A un partner, a una ragazza o un ragazzo, io tante volte lo chiedo, sempre lo chiedo, e le persone rimangono un po' così, no, un ragazzo no, ma no, guarda, lo chiedo perché non voglio fare gaffe, così almeno siamo sicuri che non ci perdiamo nulla, non c'è nessun problema. Ma principalmente dobbiamo averlo in mente noi, però. Dobbiamo dare proprio un setting che sia accogliente e diverso. E questo fa in modo proprio di porta all'integrazione delle componenti sessuali e affettive in un'identità più coesa. Okay? Vi faccio un esempio. Molto spesso arrivano persone che si innamorano, dicevamo prima, solo delle ragazze, ma sono attratti e hanno una carica sessuale verso i ragazzi molto più forte, non capiscono più nulla, come se queste due parti fossero dissociate. Il nostro compito è proprio vedere quel conflitto insieme a loro, capire il contesto da cui parte, da dove sono partiti, quali esperienze hanno avuto e come si sono costruiti questa dissociazione di queste due parti, fare in modo che vengano integrate, ok? Non dare per scontato, quindi, integrare, non dare per scontato l'orientamento sessuale dell'utente, questo ve lo dirò 100.000 volte, a una fidanzata, a una moglie, perché non fa altro che portare avanti lo stesso clima eteronormato in cui l'utente è cresciuto, minando una buona alleanza terapeutica. Comprendere i significati sottostanti, la richiesta di modificare l'orientamento sessuale. Vi ricordo che non è possibile fare terapie riparative perché sono dannose, perché sono vietate, non si fanno. E quando una persona arriva a chiederti di voler modificare il proprio orientamento sessuale, non va giudicata questa domanda, non va a... va accolta la domanda, vanno accolti i dubbi, le paure, la sofferenza che c'è dietro questa domanda e comprendere le motivazioni che hanno portato l'utente a chiedere di modificare il suo orientamento sessuale. Quindi qui dovete indagare la sua storia sostanzialmente, come ha vissuto il suo comprendere questo desiderio, eccetera, e come sta, in quale contesto sta vivendo. Quindi indagare il contesto familiare, sociale e culturale. Anche le pressioni esterne e le aspettative, il bisogno di aderire ad esse, che non riguarda soltanto però la sessualità, l'orientamento sessuale, riguarda in generale, io posso crescere in una famiglia ed essere abituato a stare sulle aspettative dei miei genitori, quindi non solo sulla mia omosessualità, ma magari anche sul mio percorso di studi, sulla mia carriera, sul fatto che io debba avere una moglie, dei figli, un cane, una villetta con giardino e i figli possibilmente un maschio e una femmina, vicini di età magari. Ok, quindi quali sono le pressioni esterne, ma anche le aspettative rispetto all'utente, questo in generale, e in questo caso proprio ad aiutarlo ad essere se stesso, a integrare i suoi desideri e le idee, le aspettative che lui ha verso se stesso. Dobbiamo comprendere ed esplorare il processo di coming out. Il processo di coming out non ha inizio quando dico a qualcuno che sono gay, che sono lesbica, che sono bisessuale, che desidero essere una donna anche se sono un uomo, eccetera. Intanto qua dobbiamo fare una distinzione tra coming out e outing, dove outing è qualcosa che qualcuno fa per me, molto spesso io non voglio che lo faccia, e coming out invece è quello che io faccio nel momento in cui sono pronto. Il processo di coming out
inizio, dal momento in cui la persona si rende conto che l'oggetto del desiderio non appartiene al sesso opposto al suo. Lì ci sono tutta una serie di vissuti che vanno indagati. Man mano poi che la persona riuscirà, se mai dovesse trovarsi in un ambiente accogliente e non giudicante, ad integrare l'attrazione omoerotica e l'affettività, sarà poi disponibile a condividerlo con gli altri. Cosa vuol dire? Che se il ragazzo o la ragazza si trovano in un ambiente accogliente, non giudicante, dove sei sempre mio figlio e non c'è alcun problema, dove va bene tutto perché sia felice, però questa cosa non solo a parole, ma il ragazzo c'era dentro, ok? Quindi riesce a stare, cresce in un contesto, ma non mi viene niente di meglio della parola accogliente, ok? E senza pregiudizi, sarà davvero facile integrare le due cose, affettività e sessualità. Se entro attrazione verso un uomo, posso innamorarmi di un uomo e questa cosa va serenamente insieme, ok? E nel momento in cui riesco a fare questa cosa, riesco anche a condividerlo con gli altri. Dove, quindi il processo vero e proprio, diciamo, quello che noi consideriamo coming out in senso comune, arriva alla fine, quando le parti sono integrate. Non c'è difficoltà nel farlo. Esplorare il processo di coming out favorisce l'autenticità nelle relazioni, il coming out favorisce l'autenticità nelle relazioni, ma potrebbe anche dar seguito a reazioni ostili. Quindi tante volte ci chiediamo, ma me lo chiedono a volte anche le persone che seguo, ma è importante che io faccia coming out? Non lo so, nel senso, in linea di massima sì, perché favorisce la relazione, crea delle relazioni più autentiche. Ci sono ragazzi che non parlano con i loro genitori o parlano del più e del meno per non entrare nel privato, nella relazione, per non essere intimamente vicini ai loro genitori. Nel momento in cui fanno coming out, quelle relazioni si trasformano. Ma ci sono situazioni in cui il coming out può essere anche pericoloso. Ci sono delle situazioni che sono ostili. E il nostro compito è proprio quello di indagare insieme alla persona che abbiamo di fronte, in che ambiente vive. Per esempio, ci sono delle situazioni molto omofobe in cui davvero tante volte è dannoso. Quindi quello che possiamo fare è stare con la persona e capire insieme a lui quali sono, quando è pronto a fare coming out, ok? E sarà lui a dircelo molto spesso. Ci sono poi vari tipi di coming out che uno può fare. Alcune volte immaginate chi fa il ragazzo che è in una situazione in cui ci sono dei bulli omofobi, no? Noi dobbiamo esplorare il significato del coming out. Se faccio coming out a un gruppo di bulli omofobi, non so, può avere vari significati, di sfida per esempio, rispetto al gruppo, oppure può avere anche un significato quasi autodistruttivo. Lì dobbiamo davvero cercare di capire che cosa vuol dire il coming out per quella persona. Ah, vabbè, sì, questo è quello che ci siamo detti finora, quindi è importante comprendere e valutare le conseguenze nei vari ambiti del coming out. È utile osservare le espressioni che l'utente utilizza nel fare coming out con noi. Per esempio, molte volte i pazienti ci dicono, ma ho avuto una storia con una persona, già la parola persona ci deve fare avere in mente che forse non si tratta di una persona di un sesso differente. Magari sta in quel momento cercando di testare quanto noi siamo aperti, no? E naturalmente dobbiamo osservare anche le nostre reazioni. Questo lo dobbiamo fare costantemente, capire quali sono i pregiudizi che abbiamo su questa cosa, in modo da poter aiutare la persona a potersi fidare di noi, a sentire che è in un ambiente libero e senza pregiudizi. C'è un'altra cosa che mi viene in mente, ogni tanto perdonatemi se esco un po' fuori dalle slide. Mi è capitata una ragazza tempo fa,
lei fa l'escort e fa la mistress. Mistress è la padrona sostanzialmente, no? E mi diceva che ha cambiato psicologa, poi è arrivata a me, perché la precedente psicologa aveva in mente che lei dovesse cambiare lavoro, perché questo lavoro non era un lavoro per lei. Però lei mi diceva, ma io con due lauree non ho voglia, tra le due cose, per esempio, di fare l'avvocato. Non mi piace. Ora, tra parentesi, sta prendendo la terza laurea. A me piace il mio lavoro e voglio fare questo. Quindi quello che voglio dirvi rispetto proprio ai pregiudizi è che non sta a noi decidere cosa sono le cose giuste per i nostri utenti e cosa sono sbagliate. Dobbiamo sempre stare sulla persona e capire come se ne vive sostanzialmente. Chiusa la parentesi. Abbiamo detto che è importante esplorare il processo di coming out dell'utente, quindi quando si è reso conto del suo desiderio verso le persone dello stesso sesso, quali sono stati i suoi vissuti, come si è sentito, come erano le relazioni con i suoi compagni, e come è stato successivamente negli anni dopo aver sentito questa cosa. Dobbiamo valutare poi il contesto familiare e soprattutto degli adolescenti e le eventuali conseguenze, anche, e questo molto spesso succede, se ci sono state esperienze di bullismo omofobico, molto spesso ci sono. E un'altra cosa fondamentale sono importanti le relazioni amicali, non soltanto da adolescenti, a volte gli amici a quell'età ti salvano la vita, nel senso che ti danno un supporto che molto spesso non puoi richiedere in famiglia perché non sei pronto, per esempio. Ma anche in età adulta, soprattutto nel mondo LGBT, ma in realtà in tutte le minoranze, è importante che ci sia una comunità di sostegno. Le relazioni amicali diventano la famiglia che non abbiamo avuto. Sento in realtà tanti amici, tante persone dire, però le persone omosessuali si autoghettizzano, no? Ma io non ho bisogno di andare nei locali gay per sentirmi a mio agio. Io non frequento locali gay, io. È importante comprendere l'importanza delle comunità LGBT, il sentirsi appartenere a qualcosa, il sentirsi al sicuro e comprendere la storia anche dei movimenti LGBT. Tanto scusate se ogni tanto vado un po' oltre, poi vabbè, eventualmente mi farete domande. Sostanzialmente gli amici sono fondamentali. Appunto, non ricordavo che l'avessi scritto qui. Una buona rete di relazioni è fondamentale al fine di un riconoscimento, di sostegno psicologico, affettivo e supportivo. Quello che voi dovete fare è conoscere e informare sulle associazioni per i diritti gay e le comunità virtuali. Questa è una parte che noi professionisti dobbiamo sapere. Dobbiamo sapere, per esempio, faccio un esempio, quali sono le saune a Milano, cosa sono le saune, cosa si fa nelle saune, che cos'è Arcigay, quali sono i locali nella città di Milano. Dice, ma perché io devo saperlo? Beh, perché forse qualcuno potrebbe avere bisogno di queste informazioni. Devo sapere quali sono le chat, ma non soltanto per questo, perché se qualcuno... Una volta un paziente mi dice, ma io sono contento che tu sappia cosa sono le saune, cosa si fa, perché l'ultima volta che sono stato da uno psicologo gli ho dovuto fare io formazione su queste cose e quindi poi ho mollato perché non ne avevo voglia. E noi non dobbiamo farci fare formazioni dai nostri utenti, le dobbiamo avere noi quelle informazioni. Poi qualcosa non lo sapremo, quindi qualcosa ce la diranno loro, quali sono le ultime novità delle chat, eccetera. Però sono informazioni che noi dobbiamo avere. Dobbiamo sapere, per esempio, dove si trovano, dove sono, banalmente anche i centri MTS, quando sono le malattie sessualmente trasmissibili, cosa devono fare, a chi possono rivolgersi, dove possono trovare sostegno,
se c'è un telefono amico, per esempio, e c'è, tutte le realtà virtuali e non virtuali che ci sono sul territorio, noi le dobbiamo sapere. Ok, no, aspettate, prima volevo parlare anche di un'altra cosa rispetto alle informazioni, no? Noi, per esempio, io qualche volta mi ritrovo a dare informazioni su, per esempio, cosa succede quando mi capitano persone sieropositive in consulto. Io devo sapere che cosa è rischioso, cosa non è rischioso. Non sono un medico, ma un minimo di informazioni le devo avere. A questo proposito, e vi chiedo di prendere nota perché può essere molto utile, perché vi capiteranno anche persone sieropositive, c'è un libretto molto carino che si chiama Sesso Gay Positivo. Lo trovate in PDF su internet, ve lo faccio vedere. Nel caso, Sara, se hai qualcosa da chiedermi, chiedimi pure. E questo lo potete scaricare Puoi mandarmi l'elenco, diciamo, della bibliografia che secondo te è importante, ecco, no? Conoscere o leggere, così io inoltro via mail anche la bibliografia che tu proponi. Ok, sì, di questo volevo parlarvene, poi anche dell'altro, perché effettivamente non sono molto conosciuti e poi sono gratuiti, li trovano. Un'altra realtà, per esempio, per le persone che i professionisti devono conoscere, il chemsex, che cos'è, quali sono le droghe, com'è la realtà di Milano, ma in Valdia, in Italia, cosa succede. E a questo proposito c'è un altro, sembra che io stia facendo pubblicità, è così, c'è un altro libettino molto carino sul chemsex, che non vuol dire sponsorizziamo il chemsex, tutt'altro, ma conosciamolo e facciamo in modo che i nostri utenti siano al sicuro, ok? E ovviamente non giudichiamo quello che sta accadendo. Chiusa la parentesi. Ok, dicevamo prima quali sono gli stereotipi. Noi dobbiamo individuare e decostruire pregiudizi e gli stereotipi. Dobbiamo riconoscere i nostri pregiudizi e quelli dell'utente, per esempio. L'omosessualità è una scelta? No, io posso solo scegliere se vivermela oppure no. È contro natura? Ovviamente abbiamo detto di no, anche se c'è la De Mari che sostiene il contrario. I gay sono molto sensibili, ma quando mai? Ho conosciuto persone davvero poco sensibili. Le lesbiche non hanno senso materno? Una volta mi è capitato, no, le lesbiche sono gattare, ok? E i figli, questo è fondamentale, i figli hanno bisogno di un papà e di una mamma per crescere bene. Ma chi l'ha detto? I figli hanno bisogno di un ambiente sereno, ok? I gay si autoghettizzano oppure non frequentano locali gay. Questa è, attenzione, che può essere omofobia interiorizzata. Quando vi dicono questa cosa, allarme, e approfonditela. Cercate di capire da dove arriva questa cosa, ok? Poi, altri stereotipi possono essere, non so, per esempio, gli omosessuali vanno al gay pride perché vogliono provocare, ok? Questo è uno stereotipo. Al gay pride si va perché si vuole... Oppure, per esempio, quando si dice, ma potrebbero farlo in giacca e cravatta, ma no, perché altrimenti lo scopo del gay pride non sarebbe rispettato, che è quello di manifestare per una scelta libera di se stessi. Io posso essere me stesso in qualunque modo, ok? Oppure altri stereotipi, se tutti fossero omosessuali la specie si estinguerebbe, ma chi l'ha detto? Mica sono sterili, ok? E una cosa che colpisce molto spesso, a volte, i miei pazienti, forse con i giovani no, quando dici ma ha figli, desidera fare figli, ci ha mai pensato? E alcuni non ci hanno mai pensato.
E poi si rendono conto che possono, esiste la gestazione per altri, l'adozione se hanno un compagno, non so, per esempio di alcuni paesi del Sud America dove è consentita l'adozione, ma anche di altri paesi in cui è consentita, se hanno un marito del paese. Il punto è che non sono persone sterili, possono avere figli e possono essere degli ottimi genitori, ok? La lobby gay è potente, insomma, gli stereotipi sono tantissimi. Indagate i vostri stereotipi e quelli della gente. Un altro stereotipo che mi viene in mente, per esempio, sulla monogamia, esiste il poliamore, esiste la possibilità di avere più legami affettivi. E la monogamia non è sicuramente la norma. Dobbiamo imparare a comprendere le dinamiche legate al bullismo omofobico, questo è da approfondire, considerare la frequente possibilità che l'utente sia stato vittima di bullismo, l'abbiamo anche anticipato prima, bullismo omofobico, ed elaborarne le eventuali memorie traumatiche, in modo che possa integrare quegli episodi, quegli eventi traumatici, che ci sono quasi sempre. Siamo verso la fine, cercherò di essere veloce. Dobbiamo imparare a comprendere le tematiche legate alla genitorialità, ve l'ho anticipato prima. A questo proposito ci sono alcuni libri, ce n'è uno proprio che parla di omogenitorialità, che poi vi scriverò. A questo proposito dovete sapere che ci sono gruppi Facebook di Papà Arcobaleno, Rete Genitori Rainbow, Famiglia Arcobaleno, ok, ci sono molte realtà che dovete conoscere. Informatevi, se non le sapete, potete scrivermi senza problemi. Comprendere i conflitti e favorirne l'integrazione, per esempio tra omosessualità e religione. Oggi non ci siamo detti ovviamente tutto, non ci siamo detti niente rispetto alla vastità del mondo LGBT, del consulto professionale LGBT. Ci sono tantissimi argomenti da approfondire, parliamo per esempio di BDSM, no? Molti considerano il sadomaso come qualcosa di patologico, di insano, e se una persona viene da noi in consulto e ci dice: ma sai, a me piace essere frustato quando faccio sesso con la mia ragazza o con il mio ragazzo, e ci sembra qualcosa di patologico? Assolutamente no. L'importante è che sia sano, sicuro e consensuale. Poi chiaramente noi dobbiamo valutare se comunque c'è una patologia, se per esempio c'è un abuso, ma quello lo dobbiamo fare sempre, ok? Ma non dobbiamo dare per scontato che sia una pratica patologica, anzi non è una pratica patologica, come dire, a ognuno il proprio modo di fare sesso, ok? Non abbiamo parlato di transessualità, chemsex non abbiamo parlato in realtà, ma dovete conoscerlo perché soprattutto in una realtà come Milano è molto presente, nelle grandi città è molto presente. Sesso gay positivo, appunto, per esempio, il fatto di sapere che se ho carica virale azzerata posso fare sesso con il mio compagno e non infettarlo senza preservativo. Perché una persona con carica virale azzerata non è infettiva. Questo non lo sanno tutti. Ok, sono ottimista. Dobbiamo sapere quali sono le malattie sessualmente trasmissibili. Non abbiamo parlato di omogenitorialità, di poliamore e tutte le altre cose che possono venire in mente. Ho cercato di andare veloce, vi ringrazio, scusate se no, mi sono perso alcune volte. Se avete domande, sono. Allora, Dario, intanto io ringrazio te per il tuo intervento e le domande, sì, ci sono e sono tantissime, per cui adesso cercherò di orientarmi e di restituirti qualcosa di quanto è emerso. Non so se vuoi partire anche un po' dai pregiudizi, oppure se partiamo con le domande, tu come preferiresti, agire? Partiamo dai pregiudizi. Cosa è venuto Ok. fuori? Allora, è venuto fuori, vado per categoria, ok? Rispetto ai gay, che sono ben, ma un po' dei pregiudizi che sono emersi, tu li hai già citati, però io li ribadisco. Per
Quindi rispetto ai gay che sono sensibili, che sono femminili, che sono passivi, che sono promiscui, questo anche per quanto riguarda le lesbiche, in generale sull'omosessualità che è contro natura, le lesbiche invece sono uomini mancati, oppure sono mascoline, rispetto ai bisessuali che sono persone confuse, o che è solo una fase, o che sono per forza lascivi. Rispetto agli asessuali è emerso anche in realtà il desiderio di parlarne un po' di più della sessualità, ma perché si pensa alla sessualità, o meglio, si pensa all'assenza del desiderio sessuale, come il risultato di una censura o di un'inibizione. Un po' questo. Beh, chiaramente noi dobbiamo indagare, scusa Sara se ti interrompo, indagare se ci sono dei percorsi difficili in modo da comprendere il significato, ma anche rispetto alla bisessualità, noi non dobbiamo dare per scontato nulla, potrebbe essere una fase, ma potrebbe non esserlo, potrebbero esserci degli abusi, ma potrebbero non esserci, dobbiamo non avere pregiudizi, ma non distogliere l'attenzione da alcune tematiche comunque importanti. Rispetto invece al BDSM, i pregiudizi sono che è una forma di prevaricazione fisica e mentale di una persona verso un'altra persona, oppure che si tratta generalmente di persone che hanno avuto dei traumi infantili. Ok. Sì, poi molto e più in generale... Scusami, ti dico l'ultimo, che mi sembrava interessante da condividere, più in generale sull'omosessualità come una scelta rassicurante, fatta dall'omosessuale che sceglie appunto di relazionarsi con qualcosa di omologo e quindi conosciuto piuttosto che aprirsi alla complementarietà e alla differenza. Oh mamma, questa cosa è estremamente giudicante. Quindi direi che sì, è assolutamente un pregiudizio, scusate, mi arrivano un po' di critiche, è assolutamente un pregiudizio anche rispetto, non è emerso qualcuno che dice, per esempio, non esistono i bisessuali, gli asessuali, eccetera? No. Ok, perché a volte mi è capitato. E sul BDSM, in realtà non è una prevaricazione, se pensiamo al rapporto master-slave, dove in realtà il potere ce l'ha lo slave, dove il master deve dare piacere allo slave, quindi è davvero opinabile come pregiudizio, e poi è un piacere di entrambi, e deve essere consensuale ovviamente, se non c'è piacere da parte di entrambi non è, come dire, non è piacevole, semplicemente. Okay, tutti questi pregiudizi vorrei che li aveste a mente, e sono contento che li abbiamo scritti e che tu li abbia letti, perché almeno li abbiamo condivisi con tutti, in modo che li abbiate presente e che ci lavoriate, perché sono davvero solo pregiudizi. Ok, ti proporrei allora adesso qualche domanda, perché sono davvero tantissime. E allora, come dicevo prima, provo ad orientarmi un po'. Intanto ti propongo questa a proposito anche del bullismo che prima hai citato. Qualcuno chiede quando si parlerà di orientamento sessuale nelle scuole, secondo te? Ok, beh, lì dipende. Beh, Arcigai organizza dei pacchetti che propone, per esempio, nelle scuole, e lì dipende molto dal dirigente scolastico, dall'ambiente che c'è nelle scuole. Io faccio parte, sono uno psicologo scolastico, lavoro in una scuola a Quarto Giaro, dove si potrebbe pensare che sia una realtà molto più difficile. In realtà è molto accogliente rispetto all'omosessualità. I ragazzi si sentono più liberi, almeno dal feedback che ho avuto da molti di loro. E lì si parla anche di, ma più che di omosessualità, proprio di rispetto di genere, di rispetto delle differenze. E,
Sì, sarebbe il caso di cominciare in realtà fin da subito, dalla scuola materna, a fare degli interventi rispetto, dapprima, proprio al ruolo di genere, no? Chi l'ha detto che i maschi non possono fare i ballerini? Mia figlia più piccola, per esempio, gioca a calcio, ok? E quindi il lavoro più grosso da fare dalle scuole materne, proprio ma sin da piccoli, sia nelle scuole sia a casa, è proprio quello di smontare quegli stereotipi, per poi parlare di affettività, dalle elementari in poi. Non lo so, io l'ho proposto nella scuola elementare di mia figlia, non è mai stato fatto nulla. Nella scuola quarto giorno in cui lavoro, però, è un professionale, lì è stato molto più facile. Chissà, lì c'è solo da sperarlo. Ok. Qualcuno chiede se il lavoro psicologico, diciamo, e psicoterapeutico, ma di gruppo con pazienti omosessuali potrebbe aiutare più che nella relazione terapeutica a due a raggiungere più facilmente il coming out, secondo te? Dipende come ci troviamo, nel senso poi qualche... A volte mi è arrivata la proposta da qualcuno, ma perché non facciamo una terapia di gruppo? Sì, potrebbe essere utile più che altro in alcune situazioni in cui è difficile socializzare o in cui ci sono alcune tematiche che sono comuni e allora quelle persone si sentono meno sole. Altre volte le persone si sentono più sicure all'interno della relazione duale, per cui prima vogliono fare coming out con noi, poi eventualmente con i loro amici. Però potrebbe essere utile, sì, si potrebbe provare. Non ho esperienze del genere, nel senso che poi non ho mai provato a fare un gruppo tra di loro, anche se effettivamente mi è stato chiesto, quindi non so dirvi, però secondo me non sarebbe male come idea. Ok. Poi c'è chi chiede, può favorire la può favorire appunto la relazione, la scelta di uno psicoterapeuta omosessuale? Dipende, la cosa fondamentale è che lo psicoterapeuta, alcuni preferiscono uno psicologo gay, molti utenti che seguo me l'hanno detto apertamente, forse perché si vede anche dal mio profilo Facebook, si sentono più a loro agio, perché proprio perché non devono spiegare alcune cose, sanno di non dover spiegare come ci si sente, cosa si fa in sauna, cosa si fa in dark, come sono le dinamiche nelle relazioni, eccetera. In realtà io credo che la parte fondamentale sia proprio quell'assenza di giudizio e pregiudizio. Il mio terapeuta è eterosessuale, quindi io vi racconto di tutto, per cui, però è senza giudizio, non ha problemi, e credo che questa sia davvero la parte fondamentale. Se siamo informati, abbiamo risolto i nostri pregiudizi o le nostre difficoltà rispetto alla nostra sessualità o sessualità in generale, allora non ci sono problemi. Riusciremo a fare un ottimo lavoro con l'utente, non necessariamente solo se siamo omosessuali. Spero di aver risposto. Sì, penso di sì. C'è un'altra domanda sull'orientamento sessuale del terapeuta, nel senso che qualcuno si chiede se il terapeuta possa o debba dichiararsi se omosessuale o bisessuale. In realtà non spetta a noi stabilire se lo psicologo deve fare coming out con il paziente. Qualche volta può essere utile. Nel senso che la persona può sentirsi più a suo agio. Questo però non vuol dire che devo raccontare tutta la mia vita al paziente, però può essere utile qualche volta fare coming out, o magari lasciar capire che o non abbiamo problemi rispetto a questa cosa, o che esplicitamente siamo abbiamo, per esempio, non so, parlando, no? Può venir fuori
il nostro orientamento sessuale non necessariamente dicendo sono gay. Alcuni lo chiedono esplicitamente, magari indago che cosa vuol dire prima quella domanda e poi decido se rispondere o no. Io non ho problemi a rispondere, ma prima voglio capire il senso della domanda. Tante volte lo immaginano già. Alcune volte può venire fuori, non so, se si parla del proprio compagno, però in linea davvero molto generale, senza necessariamente dare tutte le informazioni della propria vita al paziente, quello diventa un po' troppo, però poi scegliamo noi come ci sentiamo più a nostro agio. Ok. Non essere neutro. Dario, non ti si sente più, credo. Scusa, mi senti? Niente, senti? Credo si sia bloccata un attimo la connessione, adesso ti sento. Ok, no, dicevo che se per noi non è un problema fare coming out con il paziente, poi dobbiamo comunque saperlo gestire, per esempio rispetto alla seduttività del paziente, ok, o eventualmente alla nostra, dobbiamo davvero avere un'ottima consapevolezza di noi, di quello che sta accadendo nella relazione, e qualunque coming out facciamo noi col paziente deve avere un senso clinico, non fatto perché vogliamo condividerlo e basta, deve avere uno scopo, ok? Questo. Ok, allora chiedono se LGBT e disturbi di personalità effettivamente vadano più spesso a braccetto rispetto alla popolazione eterosessuale ed eventualmente come mai, se credo che sia caduta la... Ci sei, Dario? Scusate, però ogni tanto io non ti vedo più e quindi temo che possa essere caduta la connessione. Ok, allora... chiedevo se effettivamente LGBT e disturbi di personalità vadano più a braccetto rispetto alla popolazione eterosessuale e come mai, se per caso si possa attribuire la responsabilità all'ambiente. Ok, non ricordo quale ricerca, però hanno visto che in un ambiente in cui non c'è riconoscimento dei diritti, non c'è riconoscimento del matrimonio egualitario, c'è una maggiore incidenza di alcolismo e disturbi psichici nelle persone LGBT. Quindi sicuramente l'ambiente ha un'influenza sostanziale in questa nei disturbi di personalità, e poi, come dicevamo prima, se consideriamo che le persone LGBT sono più a contatto con ambienti omofobi, per esempio, o con a contatto con bullismo omofobico, tutto questo può aumentare chiaramente il disturbo post-traumatico da stress o comunque il disagio, chiaramente più che nelle persone eterosessuali, ma semplicemente perché vivono molto soprattutto in quei paesi in cui c'è un ambiente ostile. Ok. Allora, più colleghi diciamo segnalano lo sviluppo di pensieri ossessivi sull'orientamento sessuale nei propri pazienti e chiedono quali indicazioni terapeutiche puoi suggerire. Oddio, dipende un po' da caso a caso. Io cercherei di capire quando ho cominciato ad avere quell'ossessione, come si è manifestata, che periodo fosse della vita del paziente quello in cui ha iniziato a manifestare queste ossessioni, se sente attrazione, se non la sente, e cercare di capire un po' qual è l'ambiente in cui è vissuto, quello che dicevamo prima sostanzialmente, in modo da capire se quell'ossessione poi non sia in realtà un'omosessualità che non riesce ad accettare. A volte uno parla di ossessione quando ci sono delle fantasie sessuali, quando c'è un desiderio sessuale, e mi sono sentito dire ho questa ossessione, questo pensiero di far sesso con un uomo, non ce la faccio più, e a volte anche quando faccio sesso con la mia ragazza ci penso.
e magari sono più eccitanti queste ossessioni di quello che sta avvenendo, ok? Quindi tutto questo va indagato. Ok. Non c'è un significato univoco della cosa. Ok. Tu prima hai parlato del fatto della ghettizzazione, no? Cioè che qualcuno porta questo pregiudizio e magari appunto si domanda se incentivare appunto il fatto che i ragazzi possano ghettizzarsi nei locali, ma che già questa domanda di per sé porta, cioè ci restituisce dell'omofobia interiorizzata, o comunque potrebbe, no, dirci qualcosa a proposito di omofobia interiorizzata. C'è chi si chiede se anche essere distanti dalla comunità LGBT è sempre comunque un segno magari anche lieve di omofobia interiorizzata, o se invece può essere una forma di libertà di pensiero, ecco. Non, diciamo che magari è meglio non darlo per scontato. Io ogni volta che qualcuno mi dice, ma non solo i pazienti, in realtà anche i miei amici, io non frequento locali gay, è come se suonasse un allarme che mi dice attenzione. Perché non frequento locali gay? Boh, perché ho i miei amici eterosessuali più ho i miei amici gay e non ho bisogno di andare nei locali. Va bene, ok, sei sereno, non c'è alcun problema. Molte volte mi succede che, non so, sto seguendo un ragazzo che ha 22 anni, ha i suoi amici etero, ha un ragazzo, non ha amici gay. Questo però per lui è un problema, perché poi alcune cose non sa con chi condividere. Alcuni sanno della sua omosessualità, ma non sa con chi condividerla. E quindi l'ho incentivato, lo sto incentivando e ci sta provando a crearsi anche degli amici gay, non perché debba avere degli amici gay, ma perché in modo da poter condividere delle dinamiche differenti, in modo da sentirsi appartenere a una comunità. E frequentare anche locali gay è quel, a volte proprio, dà proprio il senso di sentirsi in un posto in cui è permesso esprimere se stessi senza la paura di essere deriso, di essere denigrato. Poi anche all'interno della comunità LGBT in realtà ci può essere, c'è omofobia, quindi non è necessariamente un posto sicuro, però secondo me è importante incentivare amicizie del proprio orientamento sessuale. Ok, ti faccio quest'altra domanda su come ci muoviamo con pazienti omosessuali preadolescenti o adolescenti. In questo caso ci vuole, lì bisogna fare un intervento insieme alla famiglia, valutare per esempio. Anche prima si parlava di coming out, no? Bisogna valutare a 17 anni che cosa vuol dire il coming out, quanto può essere utile in quella situazione, se non è il caso di aspettare un'autonomia del ragazzo prima di poterlo fare. Alcune volte a scuola alcuni ragazzi mi dicono io non posso farlo adesso, non me la sento, perché magari ci sono anche situazioni religiose molto difficili in casa, dai testimoni di Geova, poi non voglio parlare di religione, poi l'idea poi è quella di integrare religione e omosessualità, però alcuni non se la sentono. Quando non se la sentono devi aiutare la famiglia a gestire i conflitti che emergono da questa cosa, i loro conflitti interni, il disagio che provano, e accompagnare la famiglia nell'accettazione. Mi ha chiamato un padre, poi c'è stato la quarantena, perché suo figlio ha fatto coming out ed erano tutti allarmati. Solitamente poi i padri, due volte mi è capitato, erano più tranquilli, però in questo caso ed è fantastico quando ti chiamano i genitori. Se ti chiamano direttamente loro, il lavoro lo fai su di loro. Li aiuti a superare questa cosa. È un loro problema, non del ragazzo. E come ci comportiamo a proposito di genitori, no? Con i genitori che magari ci domandano se in realtà il ragazzo non stia attraversando semplicemente una fase. Beh, di solito se il ragazzo arriva a fare coming out non è una fase,
e non puoi rassicurare i genitori, tu vai a indagare quali sono le sue, le aspettative che avevano sul loro figlio, come stanno in quella situazione, quali sono gli stereotipi. Alcuni genitori hanno paura che i figli si perdano in malattie di ogni genere, che facciano sesso dalla mattina alla sera. Un'ora, no, ho 2 ore prima di cominciare questo webinar, un ragazzo mi dice, quando ho fatto coming out 5 anni fa con i miei, no, 2 anni fa, non mi ricordo, no, 5 anni fa, con i miei, a un certo punto non ho risposto più al telefono con mia madre per 2 ore, mia madre, poi ho risposto, semplicemente ce l'avevo in silenzioso e gli ho chiesto ma cos'è successo, e mia mamma pensava che io fossi a farmi scopare da chiunque in qualche postaccio. Ve l'ho detto con parole crude, però queste sono le parole del paziente, per cui queste sono anche le fantasie che a volte hanno i genitori, e queste fantasie vanno indagate. Bisogna capire, senza giudicare anche in questo caso, che cosa porta il genitore ad essere così sofferente, anche qual è il suo retaggio culturale, qual è, che aspetti religiosi ci sono, qual è la realtà in cui vivono, per esempio. Se abbiamo anche qui un approccio accogliente e non giudicante, li accompagniamo proprio in questa fase. Ma non dobbiamo sicuramente colludere col fatto che è una fase, state tranquilli, posso provare a cambiare il suo orientamento sessuale, no, perché gli farei del male. E non posso farlo. Eticamente non è corretto, perché anche secondo il codice deontologico noi dobbiamo favorire l'autodeterminazione della persona e non decidere che cos'è o cosa non è. Certo, ti ringrazio. Ti propongo anche questa domanda sul peso che può avere sull'identità di genere essere figli di una coppia omosessuale. Guarda, onestamente non ho in mente ricerche, però avevo letto qualcosa, se non sbaglio, però davvero informatevi, perché in questo caso credo di non dare un'informazione accurata, ok? Una coppia omosessuale non influenza l'orientamento sessuale del figlio, questo è chiaro, ma l'ho visto anche, io faccio parte di una comunità di papà arcobaleno, e non ho visto alcun figlio di questi papà, sarà un caso, diventare omosessuale, quindi no, non influenza. Poi si parlava di identità di genere, quindi immagino si riferissero all'orientamento sessuale nella domanda. Comunque, le famiglie arcobaleno non influenzano l'orientamento sessuale dei figli. Al massimo un ambiente aperto, come può essere una famiglia omogenitoriale, può favorire l'eventuale coming out di un figlio omosessuale, ma non influenzarne l'orientamento sessuale. Ok. Però non so esattamente cosa sia. Ricerche che sono state fatte, ma ci sono state delle ricerche, le trovate anche sul libro sull'omogenitorialità, ma anche sul libro delle linee guida di Gingerli. Ok, ti proporrei poi una domanda sulle terapie riparative, nel senso che più di un collega ci chiede se effettivamente siano o meno fake news quelle per cui in Italia non sono state vietate appunto per legge le terapie riparative. Non mi ricordo con chi ne parlassi, vi chiedo però di informarvi, so che l'ordine ha preso posizione contro le teorie riparative, se non sbaglio non credo che ci sia una legge che le vieta, tant'è che c'era questa comunità di preti che le faceva, però poi rischio di non darvi un'informazione accurata rispetto alle leggi che ci sono. Quello che voi dovete sapere è che non potete fare una terapia riparativa secondo il codice deontologico, però mi dispiace qua non riesco a darvi un'informazione corretta. Sì, l'ordine si è espresso a riguardo, esatto, ma si chiedevano appunto se ci fossero ulteriori tutele a riguardo. Ok, comunque hai direi risposto. Sì, preferisco darvi
non so tutto su tutto, quindi beh, quando capi, certo. quando succede. Ok, ci chiedono se ci sono dei sintomi nevrotici tra omosessuali risolti nella loro accettazione o tra bisessuali che non scelgono. Oddio, puoi specificare la domanda. Omosessuali che non si accettano, non so, provo a fare. No, omosessuali che si accettano, cioè omosessuali che accettano la propria omosessualità, oppure bisessuali che non scelgono, possono manifestare dei sintomi nevrotici? Dipende cosa intendi per sintomi nevrotici, nel senso, non lo so se dipende. Cioè, omosessuali che non si accettano possono manifestare no, sintomi no, nevrotici. No, al contrario, al contrario. Al contrario. Omosessuali che si accettano. Se ci sono dei sintomi nevrotici tra omosessuali che hanno accettato la propria omosessualità. Beh, sì, perché sintomi, perché non necessariamente vengono in consultazione per la propria omosessualità, quindi possono avere altri disturbi che nevrotici che non riguardino la loro omosessualità. Non so se è questa la domanda. Non so neanche io in realtà, posso, nel senso che te la propongo così come è stata scritta. Okay. Ti farei posso però avere qualche domanda sulla sessualità? Ah, scusami, non volevo interromperti. No, no, vai avanti, vai avanti. Ok, è che tra poco dobbiamo salutarci, nel senso che siamo in chiusura e ti proporrei qualche domanda sulla sessualità, nel senso che appunto c'è qualcuno che a cui piacerebbe, ecco, che approfondissi questo tema, e c'è chi si chiede se ci sia una correlazione tra traumi sessuali infantili e asessualità, che è un po' quello che a cui accennavamo prima, forse. Rispetto Però questo è quello che dobbiamo indagare. Traumi infantili possono dare problemi in realtà su ogni cosa. Certo che possono avere una correlazione con la sessualità, ma possono avere una relazione con la sessualità, ma possono essere anche in relazione a una sessualità non integrata. Su tante cose possono avere una relazione. Posso farmi frustare perché devo elaborare un trauma, oppure no. È quella parte che noi dobbiamo indagare, poi affrontare il trauma indipendentemente dalla loro omosessualità. Quindi io posso essere omosessuale, aver subito un trauma, ma non necessariamente quel trauma mi ha portato ad essere omosessuale. Ok, sempre riguardo alla sessualità, scrivono, dato che lo stesso DSM-5 parla di disturbi dell'eccitazione sessuali, quanto la sessualità può essere considerata un disturbo vero e proprio e quanto invece una scelta? No, aspetta, non è una scelta, nel senso, se io non sento, gli asessuali non sentono il desiderio sessuale, ok? Non è una scelta in questo caso e non è un disturbo. Se si tratta di un disturbo, non sono asessuali, nel senso che probabilmente hanno un disturbo e sono bloccati a un certo punto. Però allora non sono asessuali. Poi possono comunque esserlo, però non c'entrano queste due cose. È un po' come dire... no, non mi viene in mente un esempio, però... No, non c'entrano queste cose. La sessualità non è una scelta, come l'omosessualità non è una scelta. Prendo atto di una cosa e l'accetto, mi comporto di conseguenza. Ok. Il problema della sessualità è che si ritrovano in gruppi che non li riconoscono e che li pensano malati. Ok, rispetto invece alla domanda di prima, dei sintomi nevrotici, in realtà la domanda era: ci sono più sintomi nevrotici tra omosessuali risolti o più sintomi nevrotici tra bisessuali che non scelgono? Oddio, aspetta. Ma io credo che ci siano entrambi. Poi quali siano di più dipende un po' dalla personalità, dalla persona. Però questo, come dire,
come esperienza, nel senso ci possono essere entrambi i casi, ma quali siano di più non lo so, dipende davvero proprio dalla persona che abbiamo davanti, dal suo percorso di esperienze, dalle relazioni che hanno avuto in passato, da tante cose. Quello che dicevamo però all'inizio, le persone, l'omosessualità non è necessariamente il primo problema. Alcuni hanno delle esperienze terribili alle spalle. Va bene, io ti ringrazio tantissimo appunto per il tuo intervento, per la tua partecipazione oggi. Come dicevi tu prima, no, ci sarebbero tantissime altre cose da approfondire e è emerso in realtà da parte di molti partecipanti interesse, no? Cioè ci chiedevano magari di approfondire anche il chemsex piuttosto che la transessualità, quindi davvero sicuramente ci sarebbe tantissimo, no, altro da dire, però io penso che in realtà per il tempo che noi abbiamo avuto a nostra disposizione tu sia stato molto chiaro ed esaustivo, per cui ti ringrazio tantissimo e ringrazio anche grazie tutti i partecipanti che sono stati con noi, che continuano ad essere con noi, continuano ad essere tantissimi. Prima di salutarvi vi ricordo i prossimi due appuntamenti. Il prossimo lunedì 8 giugno ci sarà appunto con noi la dottoressa Roberta Milanese che ci parlerà del disturbo post-traumatico da stress secondo l'impostazione strategica e ci proporrà appunto un caso clinico. E il lunedì invece 22 giugno, sempre attraverso un caso clinico, la dottoressa Valli Capuzzo ci parlerà dell'elaborazione del lutto nei bambini e nei genitori. Vi ringrazio quindi ancora una volta e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ci vediamo presto, spero.